Sicuramente anche l'intervento di lifting al volto ha avuto delle grosse evoluzioni tecniche in questi ultimi anni, tra i più eseguiti e più richiesti. Anche in questo caso si parla di mini lifting del volto, che sono molto meno traumatizzanti per i tessuti della paziente rispetto ai lifting tradizionali, di più rapida esecuzione, e anche in questo caso la ripresa all'attività sociale e lavorativa del paziente è molto più rapida rispetto ad un tempo. Il mini lifting prevede di, tramite una piccola incisione a livello della regione preauricolare e subito posteriore al padiglione auricolare, di ringiovanire i tessuti della parte inferiore del volto, quindi sia un ringiovanimento della guancia, della zona della mandibola e della parte superiore del collo, tramite delle piccolissime incisioni che vengono appunto eseguite in queste zone. Come dicevo, l'intervento è molto rapido, in quanto in un'ora, un'ora e mezza grosso modo si riesce ad ottenere già un buon risultato di ringiovanimento e rinfrescamento di un volto.